Un progetto di sviluppo per l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi a cura della Lega. È stato questo l'oggetto della conferenza stampa che si è svolta questa mattina in conferenza alla sala del complesso monumentale San Pietro, alla presenza dei vertici della Lega, tra cui Igor Gelarda e poi ancora Tommaso Dragotto, imprenditore di successo alla guida di Italy by Car, la società di autonoleggio presente in tutta Italia, Andrea Cassano, il sindaco di Gallarate che ha portato la propria esperienza in merito all'aeroporto di Malpensa, Salvatore Ombra, già presidente di Airgest, ad aprire i lavori, a portare i propri saluti, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, che ha detto: "Non sempre mi trovo d'accordo con le idee della Lega, ma vi ringrazio per aver scelto Marsala per trattare questo importante argomento sul quale bisogna lavorare uniti". Ne abbiamo parlato con i protagonisti della giornata, Dragotto, Ombra e il sindaco di Gallarate. Non ha senso che si accorpora una società che è piena di debiti, che non ha un piano industriale, non ha un futuro in visione, né in visione a breve termine né in visione a lungo termine. Non parliamo del lungo termine, se non ha il breve termine come può fare il lungo termine? E soluzioni ci potrebbero essere, ma soluzioni che comunque possiamo parlare del 2020, non certamente del 2019, perché ormai il dato è tratto, cioè quello che c'è. E con grande malinconia da parte mia e tristezza, a prescindere che comunque la nostra società subisce, ha perso quasi 1 milione di euro. Che se diversi anni fa, quando insediai io con l'aeroporto, mancava proprio questo, con una buona volontà alla politica e gestionale, ha portato lo sviluppo dell'aeroporto tanto da diventare uno degli aeroporti che cresceva di più al mondo. Oggi bisogna con la buona volontà e con l'utilizzo degli 11 milioni di euro, che è la prima cosa che va fatta, è trovare le compagnie che vogliono venire. Oggi non è una mancanza di compagnie, ho sentito, ho letto da vostri colleghi che c'è la possibilità di avere una nuova compagnia siciliana, Asta metterebbe le ali. Oggi non servono nuove compagnie e abbiamo illustri fallimenti in Sicilia di compagnie che sono state create dopo qualche anno fallite. Oggi non mancano le compagnie, ci sono più di 80 compagnie in Europa che volano e che sono pronte o che possono venire sul nostro territorio. Il problema è trovare un momento sinergico affinché questo territorio sviluppi un progetto unico di sviluppo verso il territorio e verso il turismo. Io porterò sicuramente l'esempio di Malpensa, un aeroporto che nel 2008 con il de-hubbing operato dall'Italia ha avuto una pesante crisi perché si è passati da circa 20-21 milioni di passeggeri a 14 milioni. Questo ha causato un problema importantissimo nell'indotto economico dell'area di Malpensa. Noi come Gallarate siamo anche soci di SEA. E fortunatamente, grazie a un'ottima governance, si è riusciti a riportarsi sui livelli di 10 anni fa, e anzi quest'anno si è arrivati al record di passeggeri, 24 milioni e mezzo, pur senza l'Italia.